Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà un nuovo video che ho pensato di iniziare. Infatti vedendo varie tipologie di video del genere su YouTube Italia ho pensato di realizzare questa serie di video anch'io, soprattutto per parlarvi dei prodotti biologici che amo di ogni brand. Pensavo infatti di fare una rubrica divisa in marchi. Prenderò un qualsiasi marchio di make up, skin care. Penso che la maggior parte di questi video saranno riguardo prodotti biologici, perché naturalmente sono quelli che uso di più o comunque quelli con buon inci, e di elencarvi quali secondo me sono i top, quindi i prodotti migliori. Naturalmente prima di iniziare il video vi chiedo di scrivermi qui sotto nei commenti, visto che questo sarà il primo video del genere, di segnalarmi quali sono i vostri marchi preferiti e di quale vorreste che io facessi una top 5. Ho pensato per questo video, visto che ho un bel pro i prodotti di questo marchio che sono sincera mi piace tantissimo, Puro Bio. Secondo me è uno dei migliori marchi biologici al 100% riguardanti il make up. Ho radunato qui tutti i miei prodotti preferiti e quindi iniziamo subito. Al quinto posto, senza alcun dubbio, troviamo, come potete vedere anche se il packaging esterno non è quello di Puro Bio, i loro ombretti. Allora ragazze, io ho assolutamente adorato, non so se ve le ricordate, forse se seguite il canale ne avete già sentito parlare tantissimo, queste palettine qui. Infatti prima di produrre i refill il marchio era uscito con queste palette con 4 cialdine di ombretti. In questo caso vi faccio vedere la numero 001, che è quella con i colori nude, e appunto all'interno trovavamo 4 tonalità di ombretti. Il mio preferito era sicuramente questo qui, ossia il numero 01, che ragazzi io ho adorato. È un ombretto shimmer ed illuminante molto molto carino, che come vedete ho ridotto proprio all'osso. Io mi ricordo che prima di acquistare gli illuminanti di Puro Bio, con cui mi sono trovata molto bene ma di cui parleremo fra poco, vi faccio già un piccolo spoiler, usavo proprio questo eyeshadow come illuminante, perché comunque è un prodotto che dà una luce pazzesca. Poi tutti gli altri loro ombretti sono al pari di quelli, come ad esempio questo bronzo dorato, il blu shimmer, questo pure è molto molto bello, che è praticamente un celeste matte carinissimo. Ma adoro soprattutto il loro nero, in quanto è un nero molto molto intenso, veramente tanto tanto scrivente. Al quarto posto metto assolutamente le nuove lip tint. Come sapete, quest'autunno sono usciti i primi rossetti liquidi matte di Puro Bio, e quando appunto li ho visti per la prima volta sono stata super contenta. Infatti vi ho fatto anche già 2 video riguardanti questo prodotto. Il primo naturalmente ho le prime impressioni, e il secondo che è un vero e proprio stress test. Io ne ho 2, ma sicuramente il mio preferito e quello che vi consiglio assolutamente è il numero 03, che è un colore rosa freddo mattone molto molto bello. Hanno un profumo abbastanza buono, lo scopolino come vedete è piccolo e lungo e permette proprio di andare bene a delineare tutte le labbra. La durata di questo, anche rispetto al numero 06 Borgogna, che non vedrete in questo video perché non mi è piaciuto tantissimo, è buona. Su di me, anche bevendo, mangiando, rimane su quelle 3-4 ore, e secondo me ragazze è una delle tinte labbra biologiche migliori che abbia mai provato assolutamente. Al terzo posto vi menziono senza dubbio uno dei loro illuminanti, il numero 02 highlighter, che è questo rosa molto molto bello. Sulla mia carnagione, sono sincera, non sta molto bene, perché preferisco su me stessa gli illuminanti più dorati. Questo invece è più rosato, è molto molto carino, ha una durata pazzesca, e anche di questi prodotti già ve ne ho parlato in un video che naturalmente vi lascio qui sopra. È uno dei prodotti top. Si trova però in terza posizione perché non potevo che menzionare tra le prime 2 posizioni la loro cipria indissolubile.
questa qui, che da qualche tempo ormai hanno fatto anche in versione refill. Io, come vedete, l'ho strautilizzata e ho preso la numero 02. Secondo me la cifra indissolubile di Puro Bio, che ragazzi è proprio ridotta al minimo perché è fantastica, è uno dei prodotti migliori del brand. Mi piace tantissimo perché comunque opacizza bene la pelle, anche se avete una pelle molto grassa non la fa sudare, soprattutto nella zona T. È un prodotto che ho adorato anche perché è molto leggera, è impalpabile e sembra quasi, anche vedendovi allo specchio, in foto, in videocamera, che neanche proprio la lavete su. Infatti la pelle sembra proprio al naturale, è molto molto leggera ma fa benissimo il suo lavoro. Ma la cosa che mi piace maggiormente è assolutamente il fatto che dura tantissimo, su di me anche una giornata. Vale assolutamente il prezzo che ha un rapporto qualità prezzo ottimo. Ma al primo posto, forse un po' tutte ve lo aspettavate perché se seguite i miei video sapete che adoro assolutamente questo prodotto, è l'illuminante numero 01. Ho acquistato entrambi gli illuminanti, ma ero sicura al 100% che mi sarebbe piaciuto di più il numero 02, forse per il colore rosato, forse perché pensavo che su me stessa appunto desse più luce. In realtà invece il numero 01 è un prodotto fantastico, è l'illuminante che io uso sempre, soprattutto quando voglio fare un bel contouring, perché comunque sia con luce naturale che con luce artificiale illumina bene il viso. Lo vedete così non perché mi è caduto niente, ma perché semplicemente le polveri compatte di Puro Bio l'ho notato anche con gli ombretti, e questo è un difetto secondo me un po' generale, tendono sempre a creparsi o comunque a rompersi. Io comunque ho cercato di salvare il più possibile, ho depottato il prodotto in questo pottino, prelevato qui dentro in polvere libera o comunque prelevato qui nella sua cialdina, l'effetto è uguale, si vede sempre tantissimo. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questa nuova tipologia di video vi sia piaciuta, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto e ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!